Vabbè, questo quando fa le cose a tuo cugino è così. Però che te frega, a costo zero. E dai, e dai, e dai. Benvenuti in questo nuovissimo video dal vostro Pippo Calippo, il burino più grigio del web. Oggi farò la seconda parte delle persone che avevano solo un compito e hanno fallito. Manco le base del mestiere dei ricordi. Ma veramente? E andiamo. Ma prima, se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanellina delle notifiche. Questo prodotto da consumarsi è dentro il... sentimento. Fai tu. Oppure non scade mai. Che te devo dire? Se spera solo che non sia un prodotto dannoso, anche se scade. Tasci vostra. Guardate questa foto. C'è qualcosa di strano? Rifletto ciò bene. Ma come c***o si fa a dirigere i lampioni verso l'esterno e non sulla strada? Cioè, illumina i campi e non la strada. Questo comune sono tutti dei geni, eh? Testa di gravidanza. Due lineette da solito incinta. Una lineetta non incinta. Ma pare, no? Beh, e tre lineette? Beh, vuol dire molto incinta. Oppure sarà un parto gemellare. Che te devo dire? Comunque sei incinta. Vai in gelateria, gusto mango. Beh, lo sapevo che il mango era simile all'avocado. Vabbè, sempre giallo, eh. Attenzione che qua c'è sta un quadro elettrico. Bello che l'innaffia rileva proprio là. A chi gli piace il brivido della morte? Annaggia! Sento che gli piace l'avventura. Oh, qua se non ti senti al sicuro e hai bisogno d'aiuto, pigia sto bottone. Te la vinde il culo. È come andare nel panico. Grazie. Oh, facciamo questo gioco. Allora, il naso va con questa che sta a odorare i fiori. Le orecchie col cotton fioc. L'occhio con gli occhiali. E la bocca e i denti con... E stai a unghie. Annaggia! Ma chi ha disegnato sto gioco? Terribile. Non si può completare. Poi vai dal McDonald's, ti pigli il panino, però ci hanno lasciato dentro l'etichetta della scadenza. Vabbè, almeno sai da dove proviene, quando scade, è importante. Ma io non per i coglioni. Se fa problemi su tutto. Scohol. Bravi, anche all'estero si sanno distinguere. Cioè, pensa ai bambini che leggono sta scritta. Impareranno che scuola si scrive così. Proprio là dovevate fare errore. Questa cover del cellulare, I Love London. Dove sappiamo tutto che ha accettato un Eiffel. Mentre invece il Big Ben sta a Parigi. Beh, è così, l'hanno spostati. Per quello, capito? Però lo sapevo che anche le sirene ci avevano il culo. Ah no, perché questo praticamente si è tirato un po' più giù. È come se c'è una tutina, no? Allora giù fa vedere il culo. Terribile. Mamma mia, quanto mi dà fastidio questa cosa. Che ci voleva mettere nero qua? E componi le cose fatte bene. No, il tocco da artista ce lo doveva mettere. Duck, cool, duck, scritto così. C-U-K. È un pezzo unico. Questo se lo vendete su eBay, cioè fate un sacco di soldi. Inner as. Nel suo culo? In realtà è prima nella sua classe. Cioè, secondo me sta cosa, dai, è fatta apposta. Non può essere, dai. È troppo incredibile. Ora questo quanto mi dà fastidio. Ma che ci volevo arrangiare sta mattonella, mortacci tua. Questo secondo me è sempre lo stesso. E questa è la sua firma. 4 per 150 grammi, 500 grammi. Non fa troppe domande, è così. Signore, ma siamo qua a fare i calcoli. Vedi subito 500 grammi, dice, io compro sto prodotto. E culo così. Perché ha già è pigra, vuole fare i calcoli. Questa bottiglietta è Spider-Man. Sì, questa è la S di Spider-Man. Ma che c***o è? Have a good day. Se vuoi augurare la morte al tuo nemico, ma come si fa invece di scrivere have a good day, have a good day? Cioè, è fatta apposta, è proprio così. Comunque è simpatica anche così. No, attenzione, non ci facciamo riconoscere in Italia, eh. Bisogna essere corretti e ordinati. Quindi scendi tenendola a sinistra e poi... No, però questo poi vanno pure a destra. Ma chi è, oh? Beh, cioè, chi fa una cosa del genere? O è un genio della comicità o è un genio dell'idiozia. Vabbè, una cosa assurda. Oh, guardate questi due modelli. Mogliettina alla sua destra. Maritino alla mia sinistra. Bravi, vi siete messi proprio nei posizioni esatte. Dovevate fare solo quello? Manco quello. Certo, anche il fotografo che li ha fotografati. Genio pure lui, eh. Almeno erano tre persone e non se ne è accorto nessuno. Tacci vostra. H di horse, cavallo, I di Lady Bird. Gli regali questo a tuo figlio. Avrà seri problemi poi a scuola. Non impilare due volte. Vabbè, lo metto 4-5 volte allora. Questo è uno che va contro le regole. È proprio uno che si può far licenziare, eh? O non sa legge. Ah, ho capito, perché lui ha imparato l'alfabeto su questo libricino. Per questo non sa legge. E quindi questi sono i risultati.
sbagliati. No, qua ci si mette il conto e restaurant logo here. Ma non ce l'hanno messo. Quindi di default rimane questa scritta. Il gestore del ristorante non se ne sono accorti. E già ormai è andata. E chi ha detto magari il ristorante si chiama proprio logo here? Perché può essere. Dai, io su questo coltello per tagliare il formaggio. Allora si stende. E meno male che è formaggio morbido. Pensa a tagliare, non lo so, il pecorino. E ci vostra. Vabbè, questa è la bandiera del McDonald's, al contrario. Ah, ma dov'è andato W? McDonald's. Accendino Superman. Ma lui, questo praticamente è il contrario di quello da prima. Essere di Spider-Man. E qua c'è disegni Spider-Man, però lo chiami Superman. E così, ci azzeccano proprio, La videocamera di sorveglianza. Che fa proprio il suo lavoro, Contro il muro. Certo, quello che vede il monitor si chiederà che forse c'è stata una tempesta di sabbia che non ti fa vedere che dura un po' troppo. Esci tu, Anche qua a school. Però qua è carino perché è school. È molto cool questa scuola. Beh, dai, voglio dire, cioè, a mano ferma, no? Ma che c***o è? Come hanno fatto questo? Cioè, qualcuno glielo deve far notare. Cioè, secondo me, se guidi su sta strada, vai fuori strada sicuramente, perché l'occhio proprio ti fa boh. Non vai dritto, secondo me. No, questo è un festone Happy Halloween. Poi lo apri e Halloween. Queste sono le lettere che trovi. Cioè, ti hanno fatto lo scherzo, anzi, ti fanno piancorpo. Altro che Halloween. Cioè, io non lo so, sta cosa, ditemi com'è possibile. Cioè, manco Harry Potter. Ma manco Inception di Nolan. Escher. Ma chi è? Veramente com'è possibile montare le scale così? Devi essere proprio un coglione. Vabbè, Werther. Cazzo c'è sta. Poi non ci puoi andare. Però c'è sta. Quello è importante. Bello questo zainetto di Capitan America. È simile a Super Mario però. Sembra quasi lui. È Capitan America. Beh, questo sarà un pezzo unico. Com'è possibile che questo sta qua? È assurdo. Cioè, conserva sta confezione perché se te la rivendi ci fai un sacco di soldi. Come le monete, no? Ci sono dei pezzi unici. Ma pure questo, com'è possibile sta carta igienica con due cartoni qua all'interno? Com'è possibile? La macchina qua che l'ha fatto è impazzita. Oh, questo Blu-ray ci abbiamo. Siamo Nicky Nolte ed Eddie Murphy. Se sei in dubbio chi è Nick Nolte e Eddie Murphy, c'è sta scritto. Lui è Nick, lui è Eddie. E lo so che è così. C'è scritto così. È così. Ha stampato sta cosa proprio un appassionato di cinema, Vabbè, sta cosa è finta. Ma com'è possibile? Cioè, non è possibile costruire una tazza così, col manico di dentro. Come la riesci a bere poi? Deve fare così. Mannaggia. Con questo album, con le fotografie. Qua ci abbiamo Ben, va bene. Ma ce l'avevamo pure qua, su Teresa. Ma com'è possibile? Secondo me questo qua lo mettono un po' come Jolly laddove non ci sono le foto di queste persone. E dove c'erano le foto lo mettono più volte. E per forza. Al telegiornale abbiamo un sospettato. First name, last name. Ma ce li dovete inserire però. Vaffanculo. No, qua non potete passare. C'è sta la sbarra. Fin quando c'è sta la sbarra abbassata non potete passare. Non potete proprio fisicamente, capito? Che potevo fare? Non entrare, solo entrata. Poi fai tu, Comunque devi spingere. Anche qua c'è qualcosa che non va. Se sali da qua, riesci a salire. Se sali da qua, no. Ma lo spiaccio. Confonde. Tarantola. Mannaggia, c'è stava pure la foto. E andiamo. E fate le cose fatte bene. Oltretutto sono due insetti che io mi sono magnato. E se volete sapere com'è il sapore, date un'occhiata al video. Terribile. Cioè, dopo questo veramente c'è stata solo la me. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un bel like per sostenermi. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi i prossimi video. E babbulè!